momento nacque? Direi che intanto facciamo disegnare Ennio, così giustifichiamo la sua presenza. Allora, Ennio è arrivato qui fin dalla lontana Torino. Stamattina era firmato. Possiamo dirlo o non possiamo dirlo? Ok. No, perché quando si nomina il personaggio bisogna sempre stare attenti. Quello che non so se posso nominare. Posso? Ok. Allora, stamattina Ennio era alla Fiera del Libro di Torino a firmare copie di uno dei volumi che ha realizzato su Geronimo Stilton. E adesso facciamo arrivare qui, insomma, una volta tanto un disegnatore che lavora, io, succede anche se di rado. E, no, in realtà, prima di parlare del volume 6, che siamo qui a presentare, tu vai pure tranquillamente, poi se mi vuoi interrompere, prova, e io vado se a mia discrezione. Tutto ebbe inizio il 1° giugno del 2010. Quante cose sono cambiate allora? Il 1° giugno del 2010, pensate... Il 1° giugno del 2010 io ero tornato a casa da qualche giorno da Madrid. L'Inter vinceva la Champions League, quindi sembra veramente un secolo, lo so, sembra veramente un secolo fa. E tornato da lì sull'onda dell'euforia, dell'entusiasmo, presi con me... Oh, un bel momento. Grazie. Presi con me tre disegnatori, che erano Ennio, Werner Maresta e Sergio Gerasi, e insieme partimmo per un viaggio sentimentale. La definizione è bellissima, ma non è mia. La definizione è di Alberto Guareschi, uno dei due figli di Giovannino. Perché sostanzialmente il mio metodo di approccio alla scrittura, ma devo dire fortunatamente anche il metodo di approccio al disegno di alcuni dei disegnatori, e chi non ce l'aveva come approccio l'abbiamo obbligato ad averlo, è quello di conoscere fino in fondo le cose di cui poi si deve andare a narrare. Per cui, dovendo raccontare delle storie di Don Camillo e Peppone e non potendo con la macchina del tempo tornare nel 47, quantomeno abbiamo pensato che era opportuno ritrovare tutti i luoghi guareschiani, tutti gli spazi che Guareschi ha vissuto e respirato prima poi di raccontarli e di renderli in maniera ancora oggi così viva nei suoi racconti. Anche perché noi, la nostra era una partenza handicap. Noi partivamo, e sappiamo che tutt'oggi è così, rivolgendoci a un pubblico che ha un immaginario già chiarissimo. Perché se tu dici a qualcuno... Allora, se io vi dico Don Camillo, a quanti per alzata di mano viene in mente la faccia di Fernandel? Pressoché tutti, o comunque la maggior parte. Ecco, noi abbiamo deciso questa sfida arditissima di tentare di resettare o quantomeno accantonare l'immaginario cinematografico. Non perché non ci piacesse o perché non ci divertisse, ma perché quella cosa lì era stata già fatta, quindi noi non stavamo facendo e non volevamo fare l'adattamento dei film di Duvivier, bensì l'adattamento dei racconti di Guareschi, cosa che non è stata fatta sempre e comunque nella realizzazione dei film, perché i film sono una serie di racconti pescati nella produzione guareschiana, messi assieme in trami più o meno coerenti, lasciando fuori tutta una serie di altri racconti, fate conto che Guareschi ne ha scritti quasi 350, e scegliendo quelli anche più facili da gestire e da trattare. Perché sappiamo che i racconti di Guareschi, allora per capirci, per chi non dovesse saperlo, sono cose scritte dal 47 fino a tutti gli anni 60, per cui ci raccontano uno spaccato dell'Italia ben preciso di quegli anni lì. E quindi niente, noi dovevamo ricostruire quell'immaginario lì non pensando al cinema e non pensando per esempio non solo a Fernandel e Gino Cervi, ma non pensando neanche a Brescello, perché, e qui non so se rivelo qualcosa che non a tutti è nota, qui c'è del Gino Ennio se vuoi. Allora, i disegnatori, quelli professionali, io l'ho visto fare al ristorante, anziché... Ecco, lui già dimostra di non essere professionale, perché i disegnatori professionali, quando gli dai del vino, intingono il dito nel vino e lo usano per fare le sfumature.
Tu questo utilizzo non avevi neanche pensato. No, sono dopo parte di chi è. Ok. Quindi, in realtà... Però nel caffè lo faccio. Beh, il caffè è facile. Allora, in realtà Brescello non esisteva nei racconti di Guareschi. I racconti di Guareschi, e i lettori di Guareschi questo lo sanno benissimo, sono ambientati in questo fantomatico borgo. Il borgo è una realtà di paese che non esiste in quanto tale, ma era una sorta di accrocchio di tutta una serie di vie, case, istituti, persone, piante che Guareschi aveva visto qui e là nel suo mondo piccolo, perché Guareschi, per quanto abbia vissuto per certi anni, per alcuni anni a Milano, ha poi per gran parte della sua vita vissuto nella Bassa Parmense e quello ci ha raccontato. Per cui praticamente, tornando al nostro viaggio sentimentale, noi abbiamo chiesto agli eredi di Guareschi, Alberto e Carlotta, di dirci cosa dovevamo andare a vedere per ricostruire il borgo per come l'aveva pensato Giovannino. Ora loro ci hanno assolutamente, in questa paranoia di precisione assoluta, ci hanno superato a sinistra e non li abbiamo più neanche visti, nel senso che loro, se avete visto l'edizione della Bur totale di tutti i racconti di Guareschi, c'è un intero terzo volume fatto solo di note, appendici, spiegazioni, dettagli, per cui ogni personaggio, ambiente, situazione, loro l'hanno mappato e vi sanno dire esattamente in quali racconti appare. Per cui noi partivamo da lì e c'era molto facile, e quindi siamo andati a prendere il comune di Sissa, la chiesa di Fontanelle di Rocca Bianca e tutta una serie di altri posti che loro ci hanno suggerito, e da lì abbiamo messo insieme il nostro borgo virtuale. Qui abbiamo avuto la fortuna di avere con noi un disegnatore, se possibile ancora più folle di noi nella precisione, perché Werner Maresta, praticamente, io racconto sempre questa cosa di Werner, non ci crede mai nessuno, la racconterò anche a voi e voi non ci crederete. Werner Maresta abita a Granada, e a Granada si sta ricostruendo una casa in scala, non so bene quale scala, ma credo che adesso stia a questa altezza, con tutta una serie di materiali d'epoca, per cui lui va in giro e trova il marmo, il tufo, eccetera, fa i mattoncini e poi ricostruisce una casa d'epoca, e lui è fatto così. Per cui era la persona giusta per ricostruire il borgo. Gli abbiamo detto, noi andiamo lì, ti facciamo vedere delle cose, fai delle foto e poi ci ricostruisci la piantina del borgo. Bene, cosa ha fatto Werner? Ci ha ricostruito esattamente la mappa del borgo per come neanche Guareschi era arrivato a tanto, per come lui l'aveva pensato. Per cui in realtà tutti i disegnatori che lavorano alla collana hanno in mano questa mappa con i numerini, come il tutto città, per cui sanno che il numero uno è la farmacia, e che se Don Camillo nell'episodio 122 deve andare dalla farmacia alla chiesa, c'è esattamente quella strada lì, incontra quelle case lì e incontra quelle persone lì. Quindi questo vi dà una libertà, immagino. Ossessivo compulsivo. Esatto, questo vi dà una libertà ideativa pazzesca, no? E no, poi sì. Invece... No, però è utilissimo. A livello grafico è utilissimo, perché è come avere... Vabbè, poi ovvio uno se ne immagina, però è come avere un 3D già fatto, e sai che se devi mettere quei personaggi lì sullo sfondo magari si vede quella casa che è stata disegnata, quindi cioè è molto più rapido a livello, niente, ho visto una persona tu devi andare avanti a parlare mentre io sto mangiando, non siamo coordinati. Quindi ricostruito il borgo e avuto per tutti i disegnatori questo spazio in cui muovere le loro pedine, dovevamo dare vita anche alle pedine. E quindi, come dicevo prima, c'era il problema che dovevamo essere consci del fatto che sono esistiti e esistono tuttora nell'immaginazione, nell'immaginario, Fernandel e Gino Cervi, ma anche che noi non volevamo fare quella cosa lì.